altri problemi. Chiedo scusa per il ritardo, ma ho avuto qualche problema, non so il perché. Cosa? Il link. Perfetto, troviamoli un nome. Chiamiamo Mirkiro, dai. Allora, abbiamo fatto tutto. Perfetto, concludi. Sottoscrivere il contratto? Sì. Ok, intanto fammi vedere una cosa. Riesco ad alzare un po'. Belle premesse. Ah, che carino. Cucciolo lui. Giusti. Preso fuoco. Tutti esseri molto carini. Oi, ciao Ale. Vedo che abbiamo un cacciatore.
Si vede e si sente bene? Vale, fammi sapere come si vede, come si sente, come se sono attraente. Una nota scarabocchiata, cerca il sangue smunto per trascendere la caccia. Sì, si vede bene. Si sente anche bene. Ok, perfetto. L'importante è che si sente sia la mia voce, sia l'audio del gioco, che la mia bella faccia, tutta bella. Ok. Che se ho messo un filtro che non mi piace per un cazzo, ma ormai l'ho messo. E la live di domani lo cambiamo. Ok, allora, come dicevo prima, che si interrompesse la live bruscamente, allora attacca arma mano destra, così, giustamente non abbiamo armi, quindi attacchiamo a mani nude, aggancia, rilascia bersaglio, R3, ok. Come stavo dicendo prima, l'intenzione è quella di fare una build basata molto sia sull'abilità che sulla tinta del sangue, perché ci permetterà di usare poi anche vari tipi di armi da fuoco molto 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 belle. Vediamo se... Salve, non vorrei interrompergli la cena, però sa... Ok, grande, l'abbiamo fatto fuori. È la seconda volta da quando gioco a Bloodborne che mi riesce sta roba. Fantastico. Allora, triangolo ripristina PV. Usa una fiala di sangue. Ok. Spippoliamo un po' in giro. Proiettili. Spacchiamo anche le bare, così tanto. No. C'era qualcosa? No. I miei occhi mi hanno fregato. Ovviamente non è la prima run che faccio, perché ho già un personaggio a livello un po' più alto, però giustamente per giocare con voi ho preferito rincominciare ed è la prima volta che arrivo a sto punto a mani nude. Via. Ui. Me la gioco tutta a cazzotti, faccio prima. Adesso va che roba. Me la gioco tutta a cazzotti. Saliamo le scale. Ancora. Ogni volta sento sta bestia urlare e non riesco mai a capire chi cacchio è. Vabbè. Tu devi essere un cacciatore e direi che non sei di queste parti. Io sono Kingo, vengo da fuori come te. Di sicuro non ti sarai annoiato. Yarna sa come trattenere gli ospiti. Non credo che riuscirei ad alzarmi, anche volendo. Però voglio aiutarti se c'è qualcosa che può essere fatto. Questa città è maledetta. Non so perché tu sia qui, ma dovresti pensare a come andartene.
Tutto ciò che potrai ottenere in questo luogo ti porterà più male che bene. Grazie del consiglio. Mai sentito. Però se il sangue è interessante, dovresti andare alla chiesa per la cura. La chiesa controlla i rituali dell'infusione del sangue e tutte le varietà del medesimo. Oltre la vallata a est di Yarnam si trova il quartiere della Chiesa della Cura, conosciuta come Cathedral Ward. Nel cuore di Cathedral Ward si trova la grande, antica cattedrale, il luogo dove scorca il sangue speciale della Chiesa della Cura. O così dicono. Ok. Gli abitanti di Yarnam non vedono di buon occhio gli stranieri. Solitamente non ti lascerebbero neppure avvicinare, ma... questa è una notte di caccia. Potrebbe essere la tua occasione. Bene. Accendiamo la lanterna. Ora, questa lanterna ti può riportare al sogno del cacciatore. Alla tua morte ti risveglierai vicino ad essa. Ok, funzionano tipo i falò di Dark Souls. Fiorellini, che belli. Allora, questo è il sogno del cacciatore. Ok, voi cosa volete? Accetta il dono. I messaggeri ti offrono un'arma speciale. Scegline una. Quest'arma si impugna con la destra e si utilizza durante la...